Cerimonia di premiazione del secondo concorso Salviamo la nostra terra dedicato alle scuole e promosso dall'IRASE regionale e dalla WIL Scuola con il patrocinio dei comuni di Campobasso e di Isernia. Non poteva esserci occasione migliore oggi che si celebra la 52esima giornata internazionale della Terra per volontà dell'IRASE, l'Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa Regionale del Molise e per la WIL Scuola Rua, sono stati assegnati a Campobasso i premi destinati alle scuole e ai loro alunni e studenti del secondo concorso Salviamo la nostra terra. Una iniziativa meritevole di ogni attenzione. C'è stata una partecipazione quasi sperata, molti elaborati che sono provenuti dal primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Abbiamo dovuto addirittura raddoppiare i premi per il secondo e terzo premio della primaria proprio per il numero di elaborati artistici che sono pervenuti. C'è stato l'imbarazzo della scelta. La giuria è stata presieduta dalla professoressa Evelina D'Alessandro e si sono trovate in grande difficoltà nel valutare quale fosse, diciamo, meritevole dei premi. È la seconda edizione perché nel frattempo ci sono stati 2 anni, sappiamo, di pandemia e abbiamo concluso la prima edizione l'anno scorso. Quest'anno siamo ripartiti con una nuova iniziativa. Iniziative per questo concorso in particolare e abbiamo anche arricchito la proposta con il patrocinio degli assessorati del comune di Campobasso e di Isernia all'ambiente, perché è importante collegare il territorio appunto con la scuola per promuovere sempre nuove iniziative. Ma le scuole lavorano molto su questo tema, proprio per formare le nuove generazioni. È importante formare le nuove generazioni per far sì che da loro nasca il cambiamento. L'IRASE è un ente di formazione che a 360 gradi si muove sulla formazione del personale, ma che anche struttura queste iniziative che sono proprio per gli studenti.